Allora, dovremmo essere in diretta sia su Facebook che su YouTube. Doppio Sì, vale di più, no? Sì, ecco che poi non so se sarà una diretta perfetta o come stamattina, una diretta un po' più o meno buona. Allora, questa è una Pad Air 2. Stiamo qui per fare questa diagnosi. Qual è il problema? C'è scritto, non c'è il touch. Ho tolto, come vedete, il C del touch, questo qui, l'ho anche già preparato, quindi fatto il rebolling, però sono andato un po' a fare un test per capire come mai questa iPad Air non fa il touch. Ed è abbastanza visibile qual è il problema, ve l'ho posto adesso in diretta. Eccolo qui, questa è la zona del touch. Questo iPad Air, tutti gli iPad Air hanno due C del touch di vetro e uno nero. Ok, e sulla mia testa c'è lo schema dei due C, quello in basso di cristallo, e quello di sopra è quello nero che ho staccato, come vedete, ho anche pulito, già tutto preparato per rimetterlo. E ho voluto fare un attimo un test per vedere che ci sta qui in questa zona. Mi sono accorto che c'è un corto. Ora, se c'è un corto senza che ci sia l'IC, in corto non è l'IC perché l'abbiamo appena tolto e fatto il rebolling, no? Sarà un altro elemento che sta in corto. Ora, mi sembra già pure abbastanza chiaro qual è l'elemento qui che potrebbe essere che non funziona, ma dobbiamo fare la scelta perché non c'è niente che scalda, non c'è niente di niente, però c'è un corto e gli elementi che possono, diciamo, essere responsabili del corto sono nello schema sopra la mia testa evidenziati in rosso. Come vedete c'è un condensatore, il C4020, il primo in alto a destra, poi c'è l'IC, ma siccome non c'è, non può essere lui che sta facendo il problema. Poi in basso quello piccolino è il C4020, mentre quello in alto è il C4021. Poi abbiamo una resistenzina accanto all'IC del touch, la 4012, e poi abbiamo due condensatori grandi, il C 4017 e il C4014 e infine l'ultimo a sinistra è un diodo, il diodo 4001. Quale di questi componenti che vi ho appena elencato saranno provocando il corto? Ora, siccome io poi cerco sempre di fare le cose, come si dice, fatte bene, no? Ho detto, ma fammi controllare su un'altra pad air che funziona, no? Se c'è questo problema. Ok, scusate, sto chiudendo iTunes perché mi si è aperto. Io ho collegato questo telefono che sta in diretta su Facebook. L'ho collegato al cavo di ricarica del computer. iTunes subito lo puoi aggiornare. No, non voglio fare niente, voglio solo caricare il telefono. Grazie. Allora, intanto vi faccio vedere che qui c'è questo corto perché quando vado col multimetro a fare una diagnosi delle teste di continuità, mi ritrovo che tutte quelle parti che sono evidenziate in rosso sullo schema sono in corto. Sentite, eh? Poi abbiamo questi condensatori qui. Anche questo. Sotto il diodo non ci posso andare perché non ve lo posso far sentire, ma possiamo sentire quest'altro condensatore e questa resistenza. Com'è che non bippa dall'altra parte? Non lo so. Ma di qua bippa. Allora, chi sarà di questi qua che sta provocando il corto, secondo voi? Allora, a mio parere, mi sembra palese che sia il primo condensatore in alto, perché si vede abbastanza abbronzato, è scurito, come si dice? E quando è scurito in quel modo, probabilmente è lui che è in corto. Potrebbe anche essere che questo scuro gli è venuto perché io ho tolto l'IC del touch, però si va per esclusione, no? Toglieremo prima quello. Se scompare il corto, era lui. Se non è lui, lo teniamo da parte, lo utilizzeremo, lo rimetteremo a posto e continuiamo finché, togliendo uno a uno, uscirà fuori che è il problema. Mi sembra che non ci sia altro oltre questo sull'iPad Air. Vediamo un po' qua sotto, non c'è niente che si illumina, che diventa rossa. Vediamo nella parte centrale, perché io non credo che ci sia altro che. Qui non c'è niente, andiamo ancora più giù. Allora, anche qui non c'è niente.
in fondo a tutto, è solo quello che è illuminato di rosso, nient'altro. Poi nella parte di dietro c'è un punto di riscontro che è rosso, ma quello, essendo un punto di riscontro, è impossibile che sia in corto, no? Ok, ritorniamo qui, riclicchiamo il corto, così rimane evidenziato che è questo, e andiamo per esclusione. Però prima vi voglio mostrare un'altra iPad Air di laboratorio che è sottoscritto A. Sono andato a controllare se questi condensatori tante volte fosse normale che danno continuità. Vi faccio vedere. Tolgo la scheda che dobbiamo riparare, che è di un cliente. Prendo il nostro iPad Air di lab, di laboratorio. Anche questo è un iPad Air 2. L'ho appena aperto nella stessa zona per fare la diagnosi. Allora, ecco perché poi serve sempre avere in laboratorio qualche scheda, qualche scocca. Io ne ho comprate apposta da una ditta di Roma e quindi le sto utilizzando. Allora, vediamo un attimino. Avete visto che questo condensatore qui, lì era abbastanza abbronzato, qui non lo è. È marroncino ma non abbronzato. Se noi adesso andiamo a testarlo, qui non fa nulla, qui beppa. Invece su quell'altra scocca, avete visto, da ambo i lati, no? Anche questo da ambo i lati, invece guardate adesso, da una parte sola. Anche questo da una parte sola. Questo non bippa da nessuna parte. Prima bippava solo da un lato. Questo si vede che è da 0K perché bippa solo da una parte. E basta. Quindi in questo caso questo qui funziona come scheda, non c'ha problemi di touch, eccetera. Come avete visto, non c'è la continuità in ambo i lati, quindi qualcosa su quell'altra scheda sta funzionando male. Avendo tolto l'IC del touch, non può essere l'IC del touch, chi può essere? Uno di questi condensatori o al limite, proprio al limite, il diodo, quello lì in basso, l'ultimo a sinistra. Certo che se è il diodo è proprio una sfiga. Tutti i condensatori si possono, come si può dire, subito rimpiazzare, il diodo è un po' più complicato, però mi sembrerebbe, lo dicevo prima pure ai miei colleghi qua, che questo diodo è simile a quello che c'è sul 6S. Poi magari se le caratteristiche sono le stesse, che è quella della backlight sul Quello 6S. orientato, dovrebbe Sì, potrebbe essere uguale. essere identico, sì, però mo vedremo. Allora, riprendiamo quindi il nostro iPad e andiamo per esclusione. Io penso che sia il primo in alto a sinistra. Voi non so cosa ne pensate, anzi andiamo a vedere se qualcuno già sta commentando su YouTube, perché siamo in diretta su YouTube e su Facebook, ok? Abbiamo scelto di fare una diretta su tutti e due i canali, così nessuno si offende. Tutti hanno la diretta, nessuno può dire ma come no, YouTube non pubblica più niente, ma come vedi sto pubblicando. E come Facebook, Facebook anche, che manca qualcosa? Allora, vediamo un attimino, andiamo su YouTube a vedere se ci stanno guardando e se qualcuno sta dicendo qualcosa intanto di quello che abbiamo ora esposto, spero in modo chiaro, perché poi io cerco di essere chiaro, ma qualche volta magari penso di esserlo, ma non lo sono. Allora, siamo in live streaming, quindi diretta video su anche YouTube. Sto aprendo perché purtroppo la mia connessione mi dà verde, ma stamattina proprio era ridicola. Andavo pianissimo. Vediamo chi sta parlando nella chat. Abbiamo Angela Di Santo che ci dice buonasera, buonasera. Emilio Puccio, buonasera. Alessio Di Cicco, buonasera. E Appia Cellulari. Ciao Peppe, ciao, buonasera. Allora, siamo in diretta, ok? Ci pare che siamo in verde, dal vivo, qualità stream verde, meno male, va. Allora, possiamo procedere? Non c'è nessuna domanda. Qui non so, ci sono solo saluti o domande. Marco, buonasera, buonasera. Sergio, buonasera. Tutti quanti, buonasera. Allora, andiamo a togliere il primo condensatore in alto a destra, il C4021, se non mi ricordo male. Vediamo se mi ricordavo bene, perché poi, oh, mica mi so a memoria, eh. Sì, è il 4021, ogni tanto mi ricordo, che per me è quello che sta in corto, ed è questo che ha abbronzato, vedete? Allora, eccolo qua, il primo in alto a destra. Vediamo se ci ho preso, perché ogni tanto voi sapete che bisogna usare gli strumenti, no? Multimetro, conoscenze elettroniche, le onde quadre, triple, però anche l'occhio vuole la sua parte, no? Soprattutto in certi frangenti L'occhio è la prima l'occhio cosa. è utilissimo, vero Gla? L'occhio è la prima cosa. L'occhio è la prima cosa, poi il malocchio, ah no, quello non c'entra niente. Quella poi è la pazzia molecolare.
Occhio, ma l'occhio presta. Ah, vedi che lo sai allora. Dunque, lo vado a togliere e per me dovrebbe scomparire. Mi gioco il 90% che tolgo quello e abbiamo risolto. Poi dovrò trovare un altro. A proposito, ma che caratteristiche ha questo signor condensatore? Vediamo, eh. Dunque, ah, ecco, non me lo dice. Quindi mi dovrò andare a aprire il PDF perché lo Zillion, sapete come dice di quel condensatore che si chiama C4021, basta, fine. Non mi dà le caratteristiche e questo è un limite, vedete, dello Zillion. Mentre quell'altro programma della Five Star che oggi come oggi funziona un po' male perché cioè, c'è sempre, devi aggiornare, quando provi ad aggiornare non si aggiorna, per cui vai in tilt, bisogna riaprirlo, poi si apre più o meno, a me mi parla solo in cinese, almeno loro li parlo anche in inglese. Vabbè, meglio mastica anche il cinese che mi frega. E lì le caratteristiche si trovano perché ci sono anche allegati schemati diagramma all'interno del programma. E possiamo trovare quindi le caratteristiche elettriche che sono importanti quando vogliamo andare a cambiare dei componenti, no? In quel caso non possiamo andare ad occhio, perché a occhio in quel caso non funge. Poi magari uno a fortuna magari becca proprio quello giusto, no? Stacchiamo il condensatore, bando alle ciance. Qui c'è un po' di fili, filo, vai. Allora, lo stacco, con il vostro permesso. Vado a togliere questo condensatore, l'ultimo in alto, a destra. Seconda stella a destra. Questo è il cammino. E poi dritti fino a Cassino. Ah no, non era Cassino. Poi la strada la trovi col tè. Se poi ti piace anche il caffè. Allora, vediamo subito se era lui, perché prima di analizzare la scheda, analizziamo il condensatore. Se mo lo metto qua e io vado col multimetro. E a destra e a sinistra lo punto e lui fa bip bip bip, era proprio lui. Poi chiaramente guardiamo con la scheda perché non vorrei che poi mi dite, ma sta imbrogliando. No, è tutto alla luce del sole. Oggi c'è pure il sole, no? Giusto? Oggi a Roma è una bella giornata. Non so da voi, c'è anche Mia che sta cercando qualcosa. Che ti sei perso? Lo stencil è buono Ti sei perso lo perché stencil buono di? Ti sei do il mio. Per me era buono, non l'ho assaggiato proprio completamente, però l'ho usato fino ad oggi. Ecco qua. Mo' grazie. non mi dica che non è buono, eh? Che ti serve? No, non è Non è buono? Ti pareva? un po' sporco, è sporco, E vedi. me puliscilo che vuoi. Mo' vuoi che te lo pulisco pure. Allora, vediamo se questo condensatore bippa, eh? L'ho appena estirpato. Eccolo qua, ragazzi, eh? Dove sta? Sono nascosto. Ehi, dove sei? Ecco, è lui, è lui. È il colpevole? Secondo me sì. Vai. Bippa non bippa? O bomba non bomba? Cacchio, sembra proprio che bippa. L'ho preso da ambo i lati, ha fatto bip 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 bip. Quindi sulla scheda madre, se ci ho preso però, perché io purtroppo non ho studiato, sono solo un semplice fai da te. Non ho studiato elettronica, non ho studiato elettromagnetica, che altro si studia di solito? Però va a finire che ci ho preso, vediamo. Oh, tu la smetti di sparare? Sta lampada fa pla pla pla, adesso. Allora, vediamo, se non c'è più il bip, ho indovinato, vediamo. Caspita, non c'è più. Era quello stronzo di condensatore, lo sapevo. Abbiamo risolto quindi questo problema. Adesso mettiamo un nuovo condensatore, rimettiamo il touch e questo riprende a funzionare. Avete capito, ragazzi? Ora ve lo metto in pratica. C'è Sì, non è Taira noioso. che chiede qualcosa al Tairo. Ah no, scusa. Ah. Stai attento che ti mira domani mattina, ti dico. Se lo puoi cominciare a lavorare, se non lo lavori, ti si lavora l'esima. More, ciao ciao ciao. Questo che si vede l'efficiente che abbiamo, more. Ho detto efficiente, non deficiente, eh? Non comincia a dire. Allora, su YouTube la diretta va. Ragazzi, abbiamo trovato che sono contento perché erano qualche giorno che combattevo con questo iPad e il cliente mi dice allora l'ha riparato, allora l'ha riparato. E se si ripara. A parte il fatto che qui ci mancava mezzo mondo, per dire, qui ci mancava. Dunque, vi faccio vedere dove, eh. Qui ci mancava allora, ci mancava questo, ci manca ancora questo diodo. Questo qui pure era scollato e questo lavoro l'ho già fatto, però non è ritornato. A parte che questo connettore è pure un po' smandruppato, si dice così, un po' rovinatello. Questo connettore, i connettori del touch, visto che i chip del touch, quelli di cristallo, sono due, anche i connettori del touch sono due, uno e due. Penso che uno gestisce a destra e uno gestisce a sinistra. Sai, si spartiscono il traffico a Vicenza. E poi c'è il connettore LCD che è anche un po' rottarello qua, però penso, siccome funziona,
Anche se è rotto, chi se ne importa, va bene? Allora, bisogna andare a cercare il signor condensatore. Siccome lo Zillion non ci dice una ceppa su quel condensatore, noi ce l'andiamo a cercare. Non voglio rovinare una scheda nuova, perché se devo rovinare una scheda nuova, dico al cliente: senti, io l'ho pagata 100 euro, che lo pagheresti 120 euro il tuo condensatore? Dice: no, allora devo andare a cercare una scheda morta. Se no, mica ci posso rimettere la scheda, no? Sta arrivando il cliente. Mo so gestisce dare, che bellissima. Allora, c'è qualcuno che ha commentato qualcosa qui? Dunque, dice Apple che è davvero divertente seguire le sue lezioni, a differenza di altri corsi monotoni e noiosi. Grazie a più uguali. Se lui non ha studiato lettore, allora dobbiamo speranza anche noi. Certo che avete speranza. Io ogni volta lo dico, no? I fai da te possono fare da sé. Poi Se ce l'ho fatta io ce la fanno tutti. c'è Claudio qui, che ormai sta aprendo le ali, vuole volare, ha detto: voglio volare. Guarda, un anno circa fa, più o meno, Un anno e mezzo. adesso stai quasi a Quello caro che amico, dice no? è Anzi, no, ma adesso ha provato. scritto caro amico la parola, no? Caro amico, si dice Se così, non nel lo utilizza gergo. è provato. Dunque, allora andiamo a aprire l'altro programma perché dobbiamo andare a vedere lo condensatore. Poi lo andiamo a rubare da un iPhone 6, da un iPhone 7, da un iPhone 8. Lo fa un iPhone 8? No, no, ancora non lo tocco l'iPhone 8. Non ce l'ho ancora iPhone 8 di recupero. Dai, su, muoversi. Si sta aprendo, eh. Il 5 Star Software. Ammazza che vento freddo che tira. Dai, Ra, chiudi la porta. Sta parlando con un cliente. Aperta la porta. Questo continua a dire new version detected. E chi se ne frega? Perché tanto poi non funziona. È inutile che mi dici new version, no? Giusto, Ra? Si sta aprendo il programma. Ops, scusi, non ti ho visto che stavi dietro di me. Allora, l'altro giorno è venuto un cliente qui, un ragazzo, ha detto che sono matto. Beh, se non sono matti non li vogliamo, no? E poi, scusate, ma le lezioni, quelle libro della volta, quelle noiose, non le facciamo più, le abbiamo sorpassate ormai. Scherziamoci sopra. iPhone 6, oddio, non ci stanno Bulk diagram, schematic diagram, scusate, avevo sbagliato. I bulk diagram ci stanno solo dell'iPhone 6. E no, i bulk diagram, dai, muoviti che uno c'ha da fare. Ok, iPad Series, iPad. Allora, l'iPad questo qui è un iPad Air 2 Ma che lo sanno, o vediamo. anche iPad 6, se non mi sbaglio, vero? No, Comunque, la voce iPad Air 2 c'è. Schematic diagram, eccoci finalmente a capire. Che condensatore è quello? Ah, che bello, non c'è. Ragazzi, ah no, aspettate, noi ci ricordiamo, non c'è come schematico generale, ma c'è come schema. Quindi facciamo C4021. Eccolo qui, vediamo che caratteristiche elettriche ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dunque, questo è un 10UF 20%, 25 volts. Porca miseria, questo è difficile da trovare. 10UF 25 volts X5CER e grandezza 0603, eppure bello cicciotto, eh? Ragazzi, purtroppo quello originale è questo qui ed è andato in corto, non so perché, per come, per quando, ma è in corto. Oh, tante volte fosse rinsavito, vediamo un po'. 0603? No, 10 UF no, 20% sì, 25 vabbè. volts. È difficile da trovare. Sì, questo sta in corto alla grande. Questo glielo diamo poi al cliente come omaggio. Cioè, sai chi è che ti dava fastidio questo? Oltre a ciò che già c'era. Però il prezzo rimane quello, non è che lo aumentiamo in crescendo. Sarebbe da aumentare, però ormai il prezzo l'abbiamo fatto a prezzo fisso. Edo cenato a prezzo fisso. Allora, andiamo a cercarlo su un iPhone 6. iPhone. Allora, me lo scrivo perché io ho la memoria debole. Ormai alla mia età mi scordo le cose, quindi faccio come con la chitarra, scrivo l'accordo. Allora, si chiama C4021, quello abbiamo capito. Poi è un 10UF al 20%. 20% lo sapete cos'è? Lo sa pure Claudio. Cos'è il 20%? 20 euro, dai. E zitto tu. Non lo so dove stanno. 25 volts, come dice lei? Dove stanno i chip che vuoi fare più 8 Stanno là computer. davanti a sinistra, quelle cose di. Dove Ma stanno? come lo sanno? La sa pure memoria. Mia.
X5, X5R ceramico e poi 0602 come grandezza, no, 0603, è proprio cicciotto questo. Allora, le caratteristiche elettriche finalmente ce l'abbiamo. Adesso lo potremmo andare a prendere pure da un Samsung, basta che però anche all'interno del Samsung abbiamo lo schema elettrico, no? Dunque, andiamo sull'iPhone 6, schematic, perché di iPhone 6 ce n'ho qualcuno, eh? Guardate, per esempio, casualmente ce n'ho uno qua che mi circola sul tavolo. Poi ce n'ho anche altri perché ne ho comprati così tanti. Allora, cosa ci mettiamo in ricerca? Non C4021, ma 10UF. Bravi, 10UF. E andiamo a vedere quante ne escono sul nostro iPhone 6. Quante ne usciranno? Noi dobbiamo trovare un 25 volts, quindi sarà complicatino. Sta facendo found. Allora, ne ha trovato uno, ma non è. Poi ne ha trovato un altro. Bisogna zoomare. Questo è un 6,3 volts. Di 6,3 volts ne troveremo a chili, eh? 25 volts è un po' più difficile. 6,3 volts, 6,3 volts, 6,3 volts, 6,3 volts. Andiamo, proviamo a scrivere tutto il resto, vediamo se me lo cerca. Non ho mai provato a scrivere anche 20% e poi 25. No, ha scritto tutto, vediamo se me lo trova anche così. Non credo, però uno ci prova, no? Aspettate, 25 V. Vediamo, eh. Chi cerca trova. No match where found. Oh, come ti permetti? Dice che non matcha. Forse con tre righe non va bene, Faccia eh. No match, cioè non trovo niente. non No mangio, match, non vuole fare il match. non 6,3 mangio. non è buono. 6,3 non è buono. 6,3, 6,3. Oh, su un 25 volts non c'è da ste parti? 6,3, 10 volts, è poco, è poco. A parte che è pure piccolo, perché questo è un 0,402, a me serve un 0,603. Ok, ragazzi? Continuiamo a cercare. Chi cerca trova. 20%, 6,3, 6,3, 6,3, 6,3. Oh, è un 25 volts, ce l'avete? 6,3. Forse mi sa che bisogna spostarsi sul 6S, esatto. 6S dovrebbe essere più potente? Dovrebbe, in teoria. Ambradic, non lo so. Sempre 6,3, 6,3. Oh, a chili ce ne stanno 6,3, Quelli quanti ne eh? Che ne serve qualcuno 6,3? 6,3. 6,3. 6,3, 6,3. Ah, mamma mia, che balle. 6,3, 6,3, 6,3, 6,3. Ok, 6,3. 10 volts. Eh no, 25 volts, grazie. 6,3, 6,3, 6,3, 6,3, 6,3, mamma mia, 25 volts. Sono arrivato alla pagina 39 di 54 e stavo ancora a 6,3, eh. Così per la cronaca, 6,3. Vedo sfasciare l'iPad, no, eh. Sfascio l'iPad 2, ce l'hai l'iPad 2 da sfasciare, amore? sfasciamo il tuo. Hai detto va bene? Che strano. Come sai che sei così bravo? Così buono. Quanto vuoi, scusa? 120 euro vuoi per un condensatore del cazzo. Oh, quando sei caldo, sei più caro di me. 10 volts. Io non parlo perché è sempre 6,3, eh. Se no dopo va noi 6,3, 6,3. Se trovo il 25 faccio io più ai. Siamo arrivati a pagina 40, ragazzi, e stiamo sempre a 6,3. Allora, pagina 4, che è tornato indietro questo mo. Niente, sul 6 non c'è. Sa che c'è? Facciamo una drittata, no? Proviamo a fare una ricerca sull'iPhone 6S. Ce li ho, ce li ho. iPhone 6S, che significa cinese, inglese? Che è sto coso? Chinas. Boh, cinese, che significa cinese? C'è scritto cinese, inglese e francese. Dunque, che è uscito fuori? Rendering, please wait. Ah, è scritto in cinese? No, eh. A mo' ho capito che significa cinese, era scritto in cinese lo schema. Non ci capisco un cacchio, dice. Io prima o poi lo imparerò il cinese. Adesso non c'ho tempo. Dunque, andiamo a vedere sul 6S. Siamo alla pagina 1, andiamo avanti. Pagina 10. Indovinate quant'è quella pagina 10? È facile, su, 6,3. Continuiamo. 6,3. 6,3.
30.3. Oh, ma che è ripetitiva la cosa, eh? E che cavolo, su, datemi un 25%. 25 volte, su. 10 volte, no, non è buono. 10 volte non è buono. Però qua ci stanno diversi 10 volte, eh. Allora, secondo 3, secondo 3, secondo 3. Oh, che c'era scritto là, torna un attimo indietro. Sempre secondo 3, ma l'ho spaventato. Ah, secondo 3, secondo 3, secondo 3, secondo 3. Oh, sempre 6.3, eh. Mi sa che sto 25 volte non lo troverò manco se me Oh, becco. del con iPad, quindi Forse su un iPad, dici tu? Proviamo su un iPad 2, va. iPad 2 ce l'ho. Comp. Allora. No, questo è solo lo schema. Circuito. Quante pagine sono? 42 pagine, auguri. Allora, vediamo se c'è un 6.3. Casualmente mi sa che trovo il 6.3, quindi scommetto, vediamo un po'. Allora, 6.3, lo sapevo. Poi, 4 volte, ancora peggio. Ah! 4 volte, ragazzi. 6.3, 10 volte, 10 volte, 6.3, 4 volte. Secondo 3, 10 volte. Oh, sono 25, mi sa che è complicato da trovare, l'ho detto io. 4 volte, secondo 3, 10 volte, 10 volte, 6,3, 4 Ah, mi sono volte. capito dove sta, le fatte mini diciamo poi giusto. L'hai già trovato? Sicuro? Vado a vedere sulla pad mini, eh? 1 o 2, 3, 4, mini 1. Vediamo, eh. Vediamo se Moreno. Ci ha indovinato un capo. Allora, ragazzi, proviamo sull'iPad mini. Dietro suggerimento del qui presente Moreno. Allora, vediamo che cosa ho trovato. Scommetti che ho trovato un altro 6.3. Non so perché, ma mi gioco. Infatti, 6.3 lo sapevo. Andiamo avanti. 10 volte. 6.3. 6.3. 10 volte, secondo 3, secondo 3, secondo 3, secondo 3, secondo 3, secondo 3, secondo 3. Ma no, sempre secondo 3. Eccolo! 25 volte, eppure 0603, e vai! C8126, iPad mini 2, bravo ragazzo! Oh, dicono che è stupido, eh! Scusa! Scherzavo, eh! Non se la prenda. Allora, C8126. Vediamo se sta vicino. Se sta vicino al wifi, però mi sembra che sta vicino alla PMU, eh. Vabbè, che sta là, giusto? C8126. Sarà male. Vediamo, eh. Che sarà mai, eh. C8126. Cercato? Oh, l'ho scritto. No, qui devi scrivere C8126. Sì, Cerca. Ora sta accanto al power manager. Capito? Moreno sta accanto al power manager. Alpida. Moreno 8126, eccolo qua, trovato. È questo qui, find part success. Allora, mo ci serve la scheda della Vandemini, che ce l'abbiamo, però dovrebbe stare in questi cassetti. La tiriamo subito fuori, ragazzi, eh? Allora, un attimo solo ragazzi, eh. Che dici, More? Parlavi con Claudio e non con me? Ma mo perché ti ho detto che quelle parole delicate parli con lui e non con me, vabbè. Un attimo che cerco la scheda, eh. Non scappate, eh. More, non è che c'è una pandemia a portata di piede, no? Che presente, Mini 1. Ah, beh, dammi il mini 1, poi ti ridò il no, connettore. No, è uguale. no, no, Era mini 1 il tuo. Non ti ricordi? Forse. È mini 2? Vedi? Sì, che c'è sta pure lassù. E mo devo cercare però. Moreno mi ha dato il mini 1. Questa c'è. Accanto a poi. Ecco, li stanno pure qua, secondo me. Sono questi grossi cicciotti. Però mo li andiamo a vedere.
Vabbè, vediamo se sta anche sul Mini 2, così facciamo subito il prelievo sul Mini 2. iPad Mini 2, Quella è un'eredità di Pirlo, ricordi? è quella che ti ha lasciato lui? Che No, che non ci ti ha penso rotto io. lui? Ci penso io a levarti la mano, faccio un Ah, lavoro sì. pulito. Ma questo poteva funzionare una volta, eh? Una volta. Mo no, però poteva funzionare, però. Vediamo se c'è pure qua, eh. Ciao, hai capito? Però tu stavi ancora a fare esperimenti allora. Invece che farlo tu, lo facevi fare gli altri. Mo puoi fare anche il fai da te, no? Giusto? Allora, vediamo, eh. 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3, 6.3. Oh, basta. 6.3. Su, dateci sto condensatore enorme. 6.3, 6.3. 6.3, ancora 6.3, ammazzi 6.3, eh. Pure qua 6.3 abbondano. Eccolo, C8212, c'è anche qui ragazzi. Aveva ragione il signor Claudio. iPad mini 2, lo sta? Mini 4, mini 3, mini 2. Abbiamo detto C, mi sono scordato, andiamo a rileggere. C8212, chi offre di più, aggiudicato a voi. Allora, vediamo dove si trova. Secondo me sta accanto lì a sto Power Manager. Oh, 82 12. Vai, dove sta? Sì, sta accanto nella parte di sotto. Success, find part. L'abbiamo trovato, eh? Questo è difficile da trovare però, eh. Forse solo le pad li montano. Vero, Cla? Allora, vediamo qual è questo, sì. È questo evidenziato di rosso. 82, 12. Vediamo un po'. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Lo preleviamo subito. Lo mettiamo là. Ciao. Ciao. Hai capito qual era il problema? Sì, c'è stato un Sì, puntino. guarda, lo sta lì nella. Glielo faccio vedere. Se ti sta Magari c'è bene, un'altra signora. falla venire un attimo qua, la signora, sentiamo qual è il problema. Signora, buonasera. Ah, sei Scusa, tu? posso chiedere cortesia? Sì. Chi sa chi è? Perché se metto il wifi non mi dai il wifi mio? Nonostante ce l'ho, mi fa il punto interrogativo, guarda. Mi fa il Sì. segno del wifi, però il punto esclamativo. No, aspetta. Non me lo dà Ma a proprio. casa tua non te lo dà? No. Forse devi riavviare il modem. Lo spegnilo e riaccendilo per i secondi. Ah. Sì, perché i miei li prende, vedo qua. Quindi tutti i I miei tuoi li wifi li ha visti. prende? Guarda. Clicca su wifi. Eccolo, aspetta, lo Guarda, i spengo, miei li vedi a lo tutti, ho visto riacendo. poco fa. Faccio vedere se il termometro di casa. Vedi? I miei li vedi tutti, quindi funziona il tuo wifi. Ah, quindi è quello di casa Sì, che spegnilo funziona. e riaccendilo, oppure magari è No, spento. no, Dissociati la rete, Giuseppe. Ma devo andare sopra da Dissociati. lei No, la per. rete sul telefono, la dissoci, la dimentica, lui quando ritorna su gli deve rimettere Ah, ci l'altra. stanno ancora, tu dici qua dentro, vediamo un po'. Annulla. Devi dimentica Non questa rete. Come De questa dico che si rete. dimentica? Non so se si dimentica. Lo sta. Funzioni avanzate, schermo, notifiche wifi. Trovato, come va? Va bene, uguale. Ti va bene? Perché vedi che c'è. Se te ti sta bene, noi te lo fa. No, non c'è, perché deve stare lì, capito? Da qui non gliela prende. Forse dovresti uscire fuori per prendere. Lo fai tu un attimo. La sua è di Una dimenticata. montina che non è che mi piace sinceramente, non è che mi E piace. quindi lo devo mandare indietro, il tempo che va da lui e ritorna un altro. Purtroppo ci hanno mandato così. Ah, vabbè, ma andiamo indietro, sì. Era per sapere che ne pensavi Così te. non ho. Ok, lo manderemo indietro. Tutto su per giù, venerdì su per giù. Non credo proprio, perché oggi già è passato. Quindi domani arriverebbe. Sono tutti i contatti. Ah, se ce lo rimandano sulla fiducia intanto. Che quello. Ma Io. va da Napoli, Lei eh? ci pensa. No, non posso andare da un altro perché dopo lo Da pagà. Napoli, nel Poi lo senso. paghi tu, mica lo pago io se lo Ah, vado da un giù. altro. No, Così ce lo rendono e lo cambio. no, no. Ah, Ok? Va ok. bene, è deciso. Mosso Bene, A. grazie. Tanto c'è un altro Buonasera. telefono super Sì. multimediale appresso, no? Multimediale. Meglio di questo, Non la ma è prendo. meglio. No, quindi Quindi dove devo quando vai a fare? cercare? L'ha presa la rete? No, quando vai a cercare? Quando vado Sono su. terribili che No, ti via zero. mandano Via zero per indietro. rimandare indietro. Sì, Il quello che devi Nokia, mandare guarda. indietro. Quello non lo batte nessuno, Nokia. Vai avanti così. Come devo fare?
Proprio secco, pure, ma l'hanno pure regalato quello, capito? Ah. Beh, buono, no? Caldonato. Vabbè, sì, quando è pronto. Quando è pronto ti chiamo. Mi chiama l'altro, non lo sapevo. L'importante è che l'hai visto, purtroppo ce l'ha mandato così, se no l'abbiamo già fatto. Anche se qualcuno ha le gambe, si è dopo 2 anni mette le gambe al telefono, ma chi ce l'ha i soldi? Ma lascia perdere. Allora, loro l'hanno regalato. Sì, sì, è tutto riparabile. Sì. Tranne la morte, tutto è riparabile. Quello di ora, oh. Appunto. Mica ho detto te, dico, no, no, con la morte non ci puoi fare nulla. Ma quello è riparabile, come no? Ok? Va bene, quando è pronto. Ci aggiorniamo, d'accordo. Ok, ti ringrazio. Buona serata pure a te. Ciao. Rimuovi. E adesso questa te l'ho rimossa. Così te la sei dimenticata. Ti dà intanto il condensatore, va. Ci metti sopra e gli rimetti la password. E come la ricerca? Te lo lascio in ricerca, guarda. Okay. Te lo lascio così, intanto perfettamente la ricerca. Okay. Come trovo la ricerca tua? Ci metti sopra e gli rimetti la password. Okay. Se non te la prende, resetta il modem, lo spegni, prendi qualche minuto e lo lasci. Va benissimo, okay. Grazie Giuseppe. Ciao, buona serata. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. La signora abita sopra noi, perché quando te mi ha detto c'era la signora, pensavo chissà chi era, una cliente, lei abita qui su, non prendeva la rete wifi col suo Samsung S7 e abbiamo detto come fare. Samsung non voleva prendere la rete. Allora, rifacciamo le piazzole, intanto il condensatore l'abbiamo appena prelevato e l'ho appoggiato qui. Oh, mi raccomando, non ve lo rubate, sta là. Non toccatemi il condensatore che mi serve. Allora, rifacciamo le piazzole, lo mettiamo e poi finalmente dovrebbe tacciare. Dimenticando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Allora, flussante c'è, ma se ne metto un altro pochettino che non mi fa veramente schifo. Mi sono attrezzato con la siringa perché mi sporcavo sempre le mani, meglio la siringa che niente, no? Ma non fate battute sulle siringhe, eh? How are you? Ok, andiamo quindi con la saldatrice a fare 2 piazzoles. Stai fermo, tu non te muove, grazie. Stagno, l'accendiamo. Stagno. Garçon, s'il vous plaît. Faites vos jets, monsieur. Ok. Dovremmo aver fatto. Nel senso che dovremmo esserci. Se non ci siamo, vuol dire che siamo usciti. Ammazziamo. Lo vogliamo ammazzare a... Oh, a nulla, che sta qua? Questo mi stava andando su altre cose. Vuole andare dal vivo, ecco, siamo dal vivo. Ok ragazzi, dovete venire ora dal vivo. Mazzo, non sono ancora morto allora. Dal vivo. Allora, il condensatore l'abbiamo preparato, le piazzole pure, piazziamo il condensatore. Quello là da 6,25 volt, no? 0603, recuperato da un iPad mini 2. Lo mettiamo. Oh, che scherzi sono? Oh, questo sembra che si è svegliato adesso, Si rizza in piedi. sono le cariche elettrostatiche che fanno quello, niente di che. Ok, vai, andiamolo. Ok, il condensatore è quasi saldato, Come vedete, docile. Ha detto a ubbidisco, me vado a mettere lì. Ok, a questo punto puliamo per meglio le piazzole, mentre che il condensatore tanto si finirà di saldare da solo, mentre che io faccio le piazzole, perché vedete quelle due le vedete un po' nere, non mi piacciono.
prendo una trecciola, ci aggiungo ancora un po' di flux e facciamo la pulita. Dopodiché ci mettiamo l'IC. Ecco qua. Bene. E dovremmo finalmente aver riacquisito il touch. Il padrone ci ha dato due schermi. Uno che è morto completamente, non fa il touch. L'altro fa il touch, però manca il tasto home. Vabbè, meglio di niente, insomma. Ok, andiamo a saldare questo aggeggio qua. È un po' storto, non mi piace storto. Dritto devi stare. Ehi tu, dritto, grazie. Ho detto dritto. Ah no, dritto, non storto. Allora, questo non va da dritto, eh. Ok, così va bene. Stia fermo così, non si muova. Ok, adesso mettiamo l'IC del touch. Andiamo a vedere il verso, perché non me lo ricordo, quello è il verso del gabbiano. Quanti IC del touch c'ha quella pad mini 2? Vediamo un po'. Quando stanno le C del touch qua? Ma che non ce l'hanno messi qua? Quest'anno Non li vedo. mi piace. Qui si vedono, qui c'è un power. Ci stanno i due della ricarica. Da qualche parte saranno, là. A meno che non l'hanno trasferiti come hanno fatto col 6S sullo schermo. L'avranno infrattati, come si dice? Allora, metto intanto il flux e poi andiamo a vedere il verso dell'IC. Ecco qua. Il raballing l'ho fatto io, eh. Se è venuto male è colpa mia. Allora, sul Zillion il verso di questo iPad Air 2. Air 2. La finica non ce lo dice il verso, quindi andiamo a finire sullo schematico poi, eh. Speriamo di sì, no. Visto che non dice quasi niente, ma finché manco il verso, vediamo un po'. Per ora non c'è. Zoomare ancora un altro po'. Sì, c'è finalmente. Dove sta? A 1, a 2, affondato. Allora, eccoci qua. Non si legge, devo zoomare un altro po'. Dunque, a 1 sta in basso a destra. Adesso si legge. Questo si chiama U4003. Poi gli altri sotto si chiamano U4100, U4150. Chi offre di più è giudicato voi. Allora, dunque, in basso a destra il verso. L'IC l'ho messo qua per non farmelo scappare sotto uno scotch. Eccolo qui. Fatto io il reballing. Guardate che reballing carino che ho fatto. Su, eccolo qua. È questo. Carino, vero? L'ho fatta a mano, completamente a mano, non è nuovo. Era quello che c'estava, l'ho tolto per vedere se era lui in corto o altro. Purtroppo no, lui era innocente, la colpa era di quel condensatore. Allora, vediamo il verso e lo montiamo. Dunque, dove sta il segnale qua? Eccolo lì, l'ho visto. Oh, stai fermo. Madonna, quanto è carico elettrostatico. Te stai fermo un attimo. Ok, andiamo a metterlo qui. Alright. Così va bene. Adesso lo salviamo. E dovrebbe ritornare il touchscreen. Questo era no touch. Adesso dovrebbe ritacciare. Se no, state zitto. Vai. Mentre che facciamo il saldo del touch, se questo condensatore lo posso ancora un po' addrizzare, non è che mi fa schifo, eh. Allora, questo già si sta saldando. Eccolo qua, l'ho drizzato, così mi va bene. Contiamo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, più 1, 0. Finito. La cura è finita. Mettiamo che raffredda e finalmente... Olè! Dunque, vediamo se ci sono domande su YouTube. YouTube, 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 YouTube
3 mesi di garanzia, Lorenzo, ma non per causa di imperizia dell'utente, non so di che sto a parlare, ok? Grazie mille, Appia, prego Lorenzo, tolleranza, grazie Giuseppe, il punto esclamativo è un problema del nuovo aggiornamento.
colpa di Knockout. Ah, Knockout, sì, lo conosco. Scusate, ma gli schemi dove si possono scaricare? Dappertutto. Io li ho inclusi nel programma, poi ci sono molti schemi che sono creduti. Si possono quindi reperire in rete cercandoli. La qualità dello stream è scadente, come al solito, benissimo. Che volete, la vita? Non so se anche sul mio cellulare qui il mio 7 Plus è scadente. Dunque, allora ragazzi, noi avremmo fatto tutto il lavoro. Ora vediamo se questo lavoro ha portato a un cambiamento, cioè se adesso questo iPad taccia. Allora, prendiamo lo schermo che funziona, tra i due e questo senza tasto home. È ancora caldo? Sì, devo aspettare un altro pochettino e faremo il test. Non c'era assolutamente touch, su questo schermo. Impossibile attivare il touch. Ora dovrebbe essere possibile. Ci sono tre cose, no? È possibile, impossibile, non è possibile. Dovrebbe essere possibile, vediamo. La vita della batteria sta qua, come vedete, è isolata. Vi ricordo che il touch è un po' rovinato, ma cercheremo di vedere se funziona ugualmente. Allora, vediamo. Tutto è successo, penso, non lo so, ma tiro a indovinare, per la sostituzione di uno schermo. Quindi vi ricordo che se trovate l'amico che dice che te lo faccio io, prima di farglielo fare, assicuratevi che lo sa fare, altrimenti fa un danno doppio. Ok? Se ve lo dice Moreno e ve lo dicono Claudio, fate, sono bravi, se la cavano. Se ve lo dice l'amico che non sa fare niente, lasciate stare. Se ve lo dico io, no, non me lo fate fare a me perché non c'ho voglia. Ok? Allora, l'ho messo lo schermo, anche lì c'è il touch. Adesso andiamo a liberare la vite e daremo fuoco alle polveri. Se tutto va bene, poi lo rimonto, lo diamo al cliente che sarà contento di riaverlo perfettamente funzionante. Togliamo la isolatura. Andiamo a mettere la vite. Ok. Taccerà o non taccerà? Io mi gioco sì. Voi? Pure Claudio si gioca sì. Moreno non gioca niente. Amore non gioca. Pronti? Allora vado, eh. Voglio giocare. Accendiamo. Dico no. Lui dice di no? Ti è, Io ti è, non ti è. sono Ha appassionato. detto di no per fare il contrasto, mica perché crede che no, eh. Sa. Allora, eccolo qua, Questo è l'iPad che stiamo cercando di riparare. Dunque, io toccavo dovunque e non succedeva nulla. Voi sapete che questo purtroppo ha bisogno del tasto home per andare avanti. No, vediamo, Tocco qui. Caspita, non mi dica che non funzioni, Su, dai, fai il bravo. Oh, ehi, amico? No, che si è bruciato pure il condensatore, là? Ho messo nuovo. E che ne so, non taccia. Continua a non tacciare. Guarda sto cacchio di Moreno, Moreno, che porti sfiga? Non mi dica che c'è altro problema. Ehi, non fare scherzi, su. Niente, non va, ragazzi. Ma perché? Boh, andiamo a vedere perché. Sei illuminato però così, eh? Ora il problema potrebbe essere i connettori, perché i connettori sono un po', come direbbe qualcuno, sono un po' abusati. Però vabbè, vediamo. Strano, doveva funzionare? Allora, togliamo la vite, isoliamo la scheda e andiamo a vedere che cavolo c'ha. Dica, signorina. C'è un cliente al telefono, scommetto, vero? Ah, c'è un telefono al cliente. Ah, sì, quella che ti avevano detto. Sì, dimmi. Un guarda, no. attimo solo, Adesso guardo, dica. Come si controlla? Ve l'ho detto che deve essere Sì, si un controlla da telefono. qui, guarda. Allora, ti faccio vedere. Questo non c'è scritto nulla per ora. Poi, eccolo qua. È vecchio. Questo no, è la storia. La descrizione è successiva, come vedi. Poi vediamo un po'. Quando è stata fatta questa misura? La Io ho letto qua. terza pagina? Vedi? Estratto dal in data. 9 giugno, non è buona. Certo. Quindi glielo dico. Aspetta un attimo, eh.
Sì, è Deve vecchia, essere deve certo. essere non più vecchia di 3 mesi. Sì, Questa volevo essere è più certo. vecchia di quello che servirebbe. Me lo devi dire, ma lo sapeva, gliel'hai detto, Sì, gliel'ho detto. no? Poi 2015, potrebbe anche essere scomparsa quella società. Allora, vediamo che cavolo c'ha, perché questo touch so che funziona. L'ho provato sulla mia scheda. Allora, possibile che è andato in corsa un'altra volta? No, eh. Non ci giocare che mi arrabbio, vediamo. Allora. Dunque, il condensatore sta qua in alto ed è bello vivido. Bello vivido, vividissimo. Che cavolo c'ha allora? Possibile che i CD touch non vanno? Andiamo ad analizzare. Vediamo che altra diavoleria è successa a sto terminale. Accidenti, oh. È la storia infinita, ragazzi. Se lo dico al cliente, ma certe volte non mi credono quando dico, guarda, ci sto ancora lavorando. Dice perché? È perché ci sto lavorando. Se no, lavoraci te, facciamo prima. Allora, fermo così, grazie. Accendiamo il multimetro, vediamo se sta qualche corto. Allora. Comunque il connettore è da sostituire. Mamma mia, quanto è rovinato. Poi faccio vedere. Adesso intanto vediamo se qualcosa non va qui, perché corto non ci dovrebbe essere più. Infatti non c'è. Corto non c'è. Perché non funziona allora? C'è qualche altra cosa che non va. No. È tutto ok. Potrebbe essere il connettore, perché il connettore è un po' abusato, per cui adesso abbiamo tolto il corto, poi dovremmo dire al cliente: guarda, mi servono i connettori, se hai pazienza di aspettare, se no lasciamo stare, perché me, quando il cliente poi comincia a dire sono stanco di aspettare, io mi stanco prima di lui. Guardate questo connettore. Allora, per farvi capire, no? Qui è ammaccato, qui è mezzo rotto, e questi dentini non si vedono per niente. Anche quest'altro è ammaccato qui, però almeno i dentini si vedono. Più che altro quello che mi fa, preoccupa è quello di questa parte. Mo cerco di farci fuori i dentini, ma è mica sono un dentista però, eh. Scusi, ma adesso ho saldo il mobile, Un po' qui. però io ho trovato che due condensatori strani non riesco a trovare. No, non c'è nessun corto, grazie a Dio. Allora, proviamo a farci fuori questi dentini. Vediamo se è una questione di denti. Allora, come si fa in questo caso? Piano piano si pulisce. Ogni salvatore Qui ci puoi provare, ma ci devi mettere la puntina in mezzo e sperare che tu lo porta via. no, non bel Se sono troppo vicino e piccolo, non ce la fa. Allora, adesso i dentini sono fuori. Certo, non è così che dovrebbe essere sto connettore, ma rispetto a prima va un po' meglio. Quest'altro, questo va bene. Questo era un po', diciamo, nascosto. Ok, vediamo se avendo tirato fuori i dentini del connettore, perché questo sarebbe da cambiare comunque. Non è questo il modo buono per farlo funzionare.
Vediamo, proviamoci. Se non va, dovremo ordinare i connettori. Almeno questo connettore, questo qui, quello più piccolo. L'altro magari mi sembra ancora buono. Ma questo è rovinato. Vediamo se il connettore... No, ma questo funzionava, per cui il connettore qui dovrebbe essere ok. Sì, è ok. Allora, vediamo se andasse bene adesso. Ce lo manderò domani mattina. Che li devi? È pronto. Ah, è pronto, quindi può venire. Gli devo far mandare pure il no, quello è di Giuseppe, per preventivo ulteriore. E questo non stavo segnando. Abbiamo mandato solo quei due che avevo fatto, no? Ma questo è della volta precedente. Perciò. Ma già ce l'hai a questo qua? No. Io lo Giuseppe, ho è fatto finito quello? chiamare al vetro Che c'è? Non e ha detto ce l'ho mandato domani mattina, non dobbiamo. Ce lo c'è rimanda. bisogno di... Ok. Allora, abbiamo poi una vite. Ok, vediamo adesso, speriamo bene. Vediamo. Lo accendiamo, si è acceso naturalmente, almeno quello. Allora, vediamo. No, non fa il touch. E ci serve il connettore, ragazzi. Ci vuole un connettore. Vediamo se tante volte quello di questo è uguale. Io rubiamo a Claudio. No, tanto quello è pezzo di ricambio, Mi sa che no, non è uguale questo. È proprio diverso. Non è uguale. Per niente proprio. It's completely diverse. Niente, questo proprio da nessuna parte, eh. Manco po' cavolo, eh. Ragazzi, purtroppo non taccia. Però quando lo alzo si illumina di più. Non è che c'è qualche parte della scheda che... Adesso è proprio resettato, ok? Si è spento, sì, si è resettato. C'è qualcosa sulla scocca, mi sa, perché io non ho fatto niente, ma si è spento adesso. A scaldare non scalda, ma si è spento. Si riaccende? No. Ah no, eccolo. Era solo spento lo schermo. Cancel, no, niente. Proprio nessun touch, ragazzi, eh. Manco per idea. Dovremmo ordinare il connettore. Mi dispiace, volevo farvi vedere che funzionava. Sulla scheda in pratica non c'è nulla, ma aspettate, però io vorrei rimettere quel diodo Zener che manca, fosse quello, giusto così, un'ipotesi assurda, perché manca. Proviamo a prenderlo sempre da un altro terminale e vediamo che succede. Adesso intanto togliamo la corrente, che io non credo che sia del Zener mancante che sta provocando il problema, ma sinceriamoci, Beh, potrebbe anche essere sta su quella diciamo, linea, sì, potrebbe uno zenero. essere un Zener, un Zenzero. Allora, togliamo la corrente e vediamo come si chiama col diodo Zener, le caratteristiche e lo recuperiamo subito da iPad Mini 2. Sarà sempre in quelle parti, secondo me, del CD. Allora, dunque, il diodo Zener che manca si chiama
Allora, scendiamo un po' giù. Qua sotto. Dunque, Diodo Zener 3501. Andiamo un attimo su quel programma e vediamo le caratteristiche prendendo iPad Air 2. Allora, iPad Air 2, che vi state chiamando per nome? Sì, sì, è una provvista, capito? Perché, ma che ti ha fatto? Mi ha rubato un 7 plus. È vero, ha portato Taira. Sei Taira, Taira sta d'accordo con te. 3501. Allora. Ah, fate tipo la chiesa prima? No, no, è Taira, Taira gli ha portato un 7 plus. D03501. Ecco qua. Vediamo che caratteristiche ha questo Diodo Zener. Allora, dove sta? Eccolo qui. Zoomiamo. Dunque, è un Critical SDOPE2RF. E beh, e dove stanno le caratteristiche? 04PF dice. E su quale linea sta questo? Vediamo un attimino, visto che è Critical, sarà critico di che? Sta sul CBT-L1 S10A, sarebbe l'alimentatore, se non sbaglio, questo cosiddetto 2 o 3 o 4, e poi dall'altra parte va a finire sul dunque va a finire sul DeepPire 1 Connection P. Boh, che cacchio sarà, non lo so, ditelo voi. Allora, questo Diodo Zener, quindi è un 04PF 02LS SD. Madonna, che nomi strani, va, mi iscrivo così vediamo se sulle pad mini ce lo troviamo una cosa del genere. Che nomi strani, ragazzi, mi sono stranito. Allora, Diodo Zener 3501 è un critical SD e SD 0P2RF, poi uno 02LS ed è un PSSLP, e poi è un trattino 2 trattino 1, basta sapere che cavolo è, 04PF. Questo sarebbe quindi la caratteristica unica che ci dà il schematic di questo Diodo Zener. Andiamo sull'iPad mini 2, vediamo se c'è una cosa del genere. Allora, io direi di fare i furbi, mettiamo Diodo Zener, vediamo quali Diodo Zener ci sono e che caratteristiche abbiamo, no? Allora, Diodo Zener, ok, e andiamo subito a vedere quali Diodo Zener ci restituisce l'iPad. Allora, ci ha dato subito un 12.8 volts, e questo no, quindi non va bene. Avanti, poi ci dà un altro 12.8 volts, 12.8, 12.8. Dunque, questo è 27 volts, non va bene. Questo è un 14.2 volts. Anche questo è un critical, però è 6PF, il nostro invece era 0,4PF, non va bene. Allora, poi, andiamo avanti, 14.2 non va bene. Allora, critical, DSF, noi che c'eravamo, ESD, SM201, non ci sono manco le caratteristiche elettriche di questo, eh? DSF01SC30SC, va a questo, ciao. Allora, critical, e dice BZT52, note, 10 volts Zener. Ah sì? Un altro critical, eh? Quanti critici ci stanno in giro? Allora, questo è un 201, 12 volts, non va bene. Non va bene, non va bene, non va bene. 27 volts non va bene, 14 volts non va bene, non va bene, non va bene. Allora, eccolo, DSF 01, no, nemmeno questo va bene, peccato, sembrava lui, era un critical. BZT 52 C10, forse allora con questa sigla qualcosa possiamo trovare. Vediamo un po', SD0P, proviamo a mettere SD e SD,
0P, poi 2. Eccolo, uguale uguale. L'ho trovato qui sulla RF pure lui, 02LS. Dove stai? Dove ti trovi, ragazzo? Vieni qua, vieni a papà. Allora, un po'. SIM card connection, mi dice. RF. Però questo non è un diodo Zener, ma è un U, quindi è un IC. Ci sarà anche un diodo Zener con questo nome qua? Allora, questo è sempre un U, non va bene. Un U. Ammazza quanta roba che ci abbiamo, eh. Eccolo qua, diodo Zener, è lui. Uguale, uguale, uguale. Si chiama D5007. Ce ne stanno due, se per la cronaca, eh. C'è un 5007 e un 5702. Stanno sulla Pair Connection 2, come quell'altro. Allora, D57 G5702 sulle pad mini 2. Andiamo subito a prelevare. Allora, pad mini 2 D507 5702. Allora, D5700. Manca la Z, diodo Zener, no? Diodo Zener. Vediamo un po' dove stai. Eccolo qua, sta vicino al wifi. Zoomiamo per vedere. Olè. Oh, scendi giù. Ok, dove stai? Ah, vicino al wifi. Il wifi non lo vedo, sarà ancora peggio allora. Sì. Wifi è questo, eccolo qua il diodo Zener. È questo qui che vi sto cercando di illuminare. Fermate un attimo, grazie. È questo qui. DZ 7000 5700. Ok, quindi lo possiamo prendere da questo iPad mini 2 accanto al wifi. Ci mettiamo lo stesso verso sopra l'induttanza, vediamo un po', accanto al wifi sopra l'induttanza, sopra l'induttanza DZ qual è? Oh, non riesco a vederlo. Allora, scusate. Diodo Zener, ma è fatto diverso. Comunque è un diodo Zener, quindi va bene pure questo. Non è fatto come quello che sta qui, ma è lui però. DZ5700, oppure 5702 sarà sempre da questa parte, scommetto. Volete scommettere? DZ5702. Hai fatto, dottor? Perché? Perché se salve che non funziona. Ma la paura non bisogna avercela, se no non fai niente. Capito, dottor? Allora, banda le ciance e salda. Allora, diodo Zener sta accanto al connettore. Un po'. Ecco, questo è uguale. Quindi prendiamo questo e non quell'altro. Sta qui. Il nostro diodo Zenzero. Allora, questo c'è un verso? No. Successo. Diodo Zener 5702. Lo prendiamo. Ce lo prelediamo. Aspettate però, mettiamoci in un posto in cui non si rovina nulla. Allora, sta qua su. Dove sta? Facciamo una cosa, mettiamoci qua. Spostiamo un attimo l'iPad. Allora. Il connettore batteria. Allora, andiamo a prelevare. Lo saldartelo io? C'ha paura? Un attimo che te lo controllo, sì. Vuoi un check-up? Quello dietro sono sicuro, quello davanti sono sicuro. Davanti sei insicuro, dietro aspetta un attimo che appoggio il diodo Zener che ho appena prelevato sulla scheda madre e ti seguo. Diodo Zenzero? Un diodo Zenzero, sì. Che manca qui e l'ho prelevato dalla pad mini 2. Andrebbe qui, vedi? Ok. Guarda se scende sto disgraziato. Scendi là. Tentativo di connessione.
quello purtroppo la rete cellulare è un po' una merda. Chi Ti che ha? sta salutando Muli Emily. Ah, salutalo pure Ciao Muli Emily. tu. Ciao, buonasera. Buonasera. È un cognome che ti torna? Torna lì. Nel senso familiare, come si dice? Allora, un po'. Ok. Questo è il dio lo zenzero, no? Un attimo lo salvo e ti seguo, se no me lo perdo. Dove stava? Il porto, eccolo qua. In bilico. In bilico. Oh, guarda quella parte. Non sei sette palazzo dove stanno? Parli di che cosa? Display. Stanno nel cassetto. C'è un po' di gel. Ce la... Se aspetti un attimo che sto saldando dietro lo zenzero. Un zenzero. Che state riparando? Secondo sette qua. Di chi è? Ma Vita. non la voglio io, era per sapere. Perché non mi ricordo che c'era 7 plus. È tutto, fresco preso. È fresco? L'avete preso dal frigo? Ok. Oh, Questo è Taira che ha preso accordi segreti con Moreno. Sì. Moreno ha detto quando arrivano i sette mi prendo il tiro. Ma sì, tieni una delle due di queste E qua. lei ha detto va bene. Allora, fammi vedere intanto scanso qui, vediamo come hai fatto il lavoro, ragazzo. Lui sta facendo lo stage. Mi ha aiutato Moreno. Ti ha aiutato Moreno, quindi non l'hai fatta tu sta saldatura. No, metà ha fatto Moreno. Metà Moreno, tu che fai? Che ne so, dici metà. E per quello arriva quel filo arriva fino all'angolo della luna. Non te lo Perché quel filo va fino laggiù? Deve andare solo sulla prima piazzola. Capito? sì, quello come Lo devi tagliare o lo devi girare perché non deve arrivare fino laggiù. Capito? Vedi questi fili sì, qua? allora. Questo deve fermarsi qua e questo deve fermarsi qua. Guarda dove sta invece. Guarda, lo giro, Si gira, sì. Giro io? no? Giro io il Sì. film, questo va girato così, guarda. Indietro. Anche quell'altro perché questo non deriva qua giù ma deriva sul buco suo e torna indietro qui mo ci metti un po' di solder master per fermare sto filo no così rimane là questo qui dove sta eccolo qui vedi arriva qua giù deve rimanere a questo buco qua ma quanto è piccolo questo tu hai preso sto filo che manco si vede Mi ha dato Claudio. è piccolissimo mo sarò io che ma lo vedo un po' più da vicino. Allora, a me sembra un capello, no, no, perché questo è zerduma, questo qua che vedo qui, È un crine di che cavallo. cazzo l'ha preso questo? Come andava a preso? Guarda quanto è piccolo rispetto a quell'altro, là. Ma proprio manco si vede. Ah, ha preso dalla stessa bobina. Però questo non gli si attacca così, perché è inesistente. Guarda, aspetta, così non si vede, però guarda un po' nel microscopio. Mentre il primo si vede, il secondo è così sottile. Quello sotto che non si vede Sì, e infatti. non gli farà consistenza quindi lo vedi che non si vede nemmeno così No, eppure ha preso la stessa bobina di fibra. però oh, vabbè che sarà un crine di cavallo ma questo è un crine di niente io lo rifarei un filo qua che da qua va là hai capito tutto? Sì. Questo si vede quindi tu ci metti il lì sopra va bene quest'altro non c'è proprio boh. Come farà a funzionarti questo non lo so. Ma capito? Sì, quindi ho fatto un altro modo del filo con Però mo questo. tu c'è solder master qua, lo devi pulire solo qua e ci fa un filetto da qui a qui. Ma fatto bene, questo non si vede, non prenderà lo stagno, capito? Vediamo se c'è qualche altra cosa che ti devo segnalare. Yeah, faccio lo sfondo. Te lo fa lui, con i soldi, hai sentito? Aspetta, vediamo. Vabbè, scrivendo di fare un minimo qualcosa Sì, per... diciamo che poi per il resto non c'è nessun problema. Devi rifare.
quello lì, quella persona lì. Sì, qual è? No, 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 quello che ti ha dato Claudio, ma questo è troppo grosso invece. Quello non si vede qual è rispetto all'altro, non so come. Però è troppo inesistente, non va bene. Allora, qui abbiamo salvato il diodogener, vediamo se finalmente con il diodogener messo si sarebbe tornata la funzionalità. Vediamo se tanto sta al suo posto, perché l'abbiamo appena saldato. Sì, non si muove, no? No. Allora, questi sembra che hanno un verso, perché è nella righetta. Questo, non lo so, spero che se c'è un verso ci ho indovinato, perché io l'ho saldato allo stesso modo come stava saldato su quell'altra scheda. Allora, proviamo. Tentare non nuoce, no? Comunque sia, il connettore, se possibile, andrebbe cambiato. Se poi funziona, cavallo vincente non si cambia. Allora, questo è entrato. Questo anche. Mettiamo l'LCD. Era lo schermo rotto lì? No, stiamo a vedere. Ah. Allora. Ok. Ma che c'hai? Ma guarda sto schermo. Vabbè, lasciamo stare. Dunque, mandiamo giù la batteria e vediamo che fa. Quali? Siamo in differita, Non so di che stai a parlare, però. stiamo a vedere pure nella diretta. Ah. Oh, e lasciami stare. Se sta ancora là, va bene. Allora, vediamo se adesso ci siamo. Accendiamolo. Lo schermo è partito. Speriamo bene. Adesso c'è anche il diodo zenzero. Allora, dice ciao, vediamo se finalmente c'aeggia. Non c'aeggia uguale. E quindi non era il diodogener, ragazzi, eh? Perché ce l'abbiamo messo, ma non dà segni di vita uguale. Niente. Questo se lo alzo si illuminava di più. Adesso no. No, non va. Quindi dovremmo cambiare il connettore, ragazzi, eh? Però lo stacchiamo, spegniamo, lo mettiamo in stand-by. Sarà per un'altra volta. Comunque abbiamo mostrato in questo video la ricerca di un corto, poi la risoluzione del corto e poi purtroppo adesso per far ritornare il CD al touch dovremo eventualmente rimettere i connettori, che quelli che ci stanno sono rotti, almeno io al microscopio li vedo molto abusati. E poi se non va, non andasse nemmeno con i connettori, andremo sui 2C di Crystal. Eventualmente li cambiamo tutti. In qualche modo sto cacchio di iPad deve funzionare, no? Mica può comandare lui, eh. Ok, per adesso è tutto. Che ore sono? 18:47. Bene, ci aggiorniamo a un'altra cosa, a un'altra giruetta. Vi saluto, grazie per avermi seguito. Sempre forza quella squadra lì che conoscete, quella lì che c'è scritto JV, no? Non so, la conoscete, vero? Ok. Ciao ciao a tutti, buonasera.